Oggi vi presento le Brooks Ghost 16. Una scarpa abbastanza leggera, 250 grammi nella misura 10 US, drop 12 mm. Come sempre partiamo dall'alto verso il basso. Abbiamo una tomaia più traspirante del modello precedente, una buona imbottitura nel tallone, una conchiglia molto rigida, una linguetta soffice, lacetti classici e comunque abbiamo una calzata confortevole. Rispetto alla versione precedente abbiamo una sensazione, secondo me, più di leggerezza, sicuramente più traspirante e flessibile. La grande novità sicuramente è nell'intersuola, dove troviamo la schiuma DNA Loft V3, la stessa che trovavamo nelle Glycerin 21 con infusione di azoto. Quindi è più leggera e restituisce più energia, più o meno un 10%. Questo è sicuramente positivo negli allenamenti lunghi, dove abbiamo un minor dispendio e quindi un'efficienza maggiore. Io ho utilizzato le Glycerin per preparare la mia 100 km con questa tecnologia. Nel battistrada abbiamo veramente tanta gomma, durerà tanto e offre ovviamente un grande grip. Questa secondo me è una scarpa versatile sia per corridori principianti, può essere la scarpa per tutti i lavori, sia per corridori evoluti, per quei lavori lunghi e lenti, con anche magari qualche variazione. Qui abbiamo una falcata equilibrata, comfort, ma anche leggerezza. Sicuramente il drop alto ci aiuta nella prevenzione di infortuni o soprattutto di sovraccarichi del tendine d'Achille, del polpaccio, del soleo, quindi può essere un'ottima scelta come scarpa da tutti i giorni se siete dei principianti o per lunghi e lenti se siete dei corridori evoluti.